Iniziamo con un commento sul match, una vittoria molto importante per il Messina, e forse l'impianto di non avere trovato il gol dell'extra nella ripartenza. Quello è il rimpianto più grande. Sarei un ipocrita se dicessi il contrario, però sono molto felice per la vittoria che abbiamo portato al termine in un campo difficilissimo e abbiamo preso ancora più consapevolezza di quello che già avevamo. Ecco, sul cammino del Messina, non è una novità questo successo nell'ottica dei risultati ottenuti nella parte di fuori? No, ma sicuramente le prime vittorie magari non dice fortuna, no. Questa non è fortuna, è il lavoro dietro che c'è, che ci fa fare il mister. Poi si sa come lavora il mister, comunque sia uno zemaniano, a gennaio e febbraio le squadre escono fuori, quindi questo è un segno in più che stiamo facendo bene e che comunque sia possiamo proseguire ancora verso cose più grandi. A me dispiace, però sinceramente non riesco a dare una spiegazione. C'è una squadra, una delle squadre più blasonate del campionato, inutile legarlo. Non lo so sinceramente cosa può essere. Sicuramente conta anche molto l'entusiasmo, perché se fai un paio di vittorie di fila, come è successo più o meno all'inizio campionato come Avellino, e poi magari lì ti porta via l'entusiasmo e tutto se cominci a perdere, e penso che questo viene a mancare in questo partito. Vincenzo, ecco, appunto, proprio perché tu sei stato qui, hai respirato un po' l'aria del Partenio, dell'ambiente, tutti gli ex calciatori, vai tu a Messina e hai disputato un'ottima stagione l'anno scorso, anche quest'anno Murano è l'esempio emblematico, quando ha segnato anche pochi minuti fa, Cantè lo stesso, ma che cosa c'è? È un incubo, è una cappa negativa che si crea qui, oppure eravate tutti brocchi all'epoca e lo state dimostrando che poi non era così? Sicuramente non eravamo brocchi prima, poi parlo per me, non sono fenomeno adesso, anche perché sto disputando una stagione normale. Anche questo non lo so da cosa possa dipendere, perché Edi Murano ha fatto non so quanti, 15, 16, 17 gol già a febbraio, lo stesso Canotè ha segnato tanti gol, io sto disputando delle buone partite, e sono delle annate, fammi dire, magari sono le annate sbagliate quelle per gli attaccanti ad Avellino, anche perché Chicco Paterno sta facendo anche bene, Sgarbi sta facendo bene. Poi è normale che vanno supportati gli attaccanti. Ok, ci sono altre domande? Ok, grazie. Ciao.